Every student likes the teacher. No, every student likes the teacher. Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nella breve lezione di oggi ti rivelerò una pillola grammaticale che aiuterà a rendere la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga migliore. Per dire ogni studente, tutti gli studenti, in inglese si utilizza l'aggettivo every, che vuol dire ogni, seguito da un sostantivo nella forma singolare. Quindi per dire ogni studente, tutti gli studenti, diremo every student. Essendo every student un soggetto di terza persona singolare, il verbo dovrà essere coniugato di conseguenza. Pertanto se ci troviamo all'interno di una frase con un verbo al presente, diremo every student likes the teacher. A ogni studente piace l'insegnante, oppure a tutti gli studenti piace l'insegnante, utilizzando sempre come soggetto every più il sostantivo in forma singolare. Per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova pillola di grammatica.